Ora voltiamo pagina e andiamo in giro all'isola di Ponza con la Citroën C3 equipaggiata con impianto a GPL in mezzo a panorami mozzafiato. Acqua azzurra, acqua chiara. Forse non è ancora il tempo per i bagni di mare, ma un tuffo nelle fresche, limpide ed azzurre acque di Calafelce o Calafeola di Ponza è un invito irrinunciabile. Potrebbe essere la scusa di un fine settimana per conoscere un'isola che tutto il Mediterraneo ci invidia e che rimane nel cuore di chiunque vi metta piede, anche solo una volta. Un'isola piccola da proteggere, un'isola con un paio di strade e nulla di più, solo due o tre borghi di pescatori, barche, pescherecci, un traghetto al giorno e piccoli ristoranti dove il pesce è una religione. L'isola da raggiungere con una vettura come la nuova Citroën C3 dalle dimensioni contenute ma confortevole, con basso impatto ambientale, meglio ancora se con un motore alternativo come il PureTech alimentato ora anche a GPL, con emissioni di soli 101 grammi di CO2 per chilometro. Pareti di roccia bianchissima a picco sul mare, palmarole e zannone all'orizzonte, a poche miglia da Ponza Porto. È l'isola ideale dove rifugiarsi per un paio di giorni e godere della natura incontaminata. Il motore è un PureTech 82 3 cilindri, equipaggiato con un impianto GPL montato integralmente in fabbrica. Un dettaglio importante perché la qualità dell'installazione e del funzionamento sono garantiti da Citroën. Il bocchettone di rifornimento è di fianco a quello della benzina, mentre il motore, per il miglior funzionamento con il GPL, adotta una testata progettata ad hoc con 16 valvole rinforzate. Sulla plancia un interruttore permette la selezione del carburante, mentre nel quadro strumenti l'indicatore di livello è unico, alternando l'informazione in funzione del tipo di alimentazione impiegata. Così, allo stesso modo, il computer di bordo fornisce i dati di consumo medio ed autonomia, sia durante la marcia con la benzina che con il GPL. All'avviamento, il motore parte in modo benzina con un LED verde lampeggiante d'avviso per il raggiungimento delle condizioni del cambio di carburante. Il serbatoio GPL di 33,6 litri ed il serbatoio a benzina di 50 litri offrono un'autonomia così estesa che ben difficilmente si esaurirà passeggiando per la viabilità isolana. Ponza è un'isola con una sola strada principale, ma così bella e panoramica da meritare il viaggio in auto, anche rinunciando all'ovvietà del gozzo o del gommone, per apprezzarne le coste ed il panorama. La nuova Citroën C3 GPL allora vi accompagnerà alla scoperta di panorami mozzafiato con il comfort del suo abitacolo, disponibile negli allestimenti Feel and Shine, e sarà l'occasione per condividere, grazie alla Connected Cam, l'esperienza di un viaggio breve, sì, ma indimenticabile.